Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. È proseguita a Palazzo Laskers la discussione sul provvedimento di riordino e semplificazione delle norme regionali. In particolare, il Consiglio ha esaminato gli articoli su IPAB e servizi sociali, su cui sono stati presentati numerosi emendamenti, poi respinti, dei gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Daniele Valle, Partito Democratico. Con il disegno di legge sulla semplificazione interverremmo a modificare diverse leggi. Tra queste mi piace ricordare due. Il primo, per rafforzare i nostri strumenti di controllo e di sanzione in materia di strutture socioassistenziali. E il secondo è quello della cosiddetta ecotassa, cioè incentivare quanto più possibile la raccolta differenziata. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Tra le tante materie affrontate c'è il tema dei servizi sociali. Finalmente si mette mano alla vigilanza delle strutture sociosanitarie dopo 12 anni. Ora ci sono previste sanzioni, è previsto un coordinamento regionale che faccia sì che ci sia uno standard per quanto riguarda la vigilanza stessa e c'è un controllo crociato tra le ASL. Tutela dell'infermiere pediatrico nell'esercizio della professione in continuità assistenziale su pazienti sofferenti per malattie croniche insorte in età infantile. E quanto chiedono gli infermieri pediatrici del Regina Margherita di Torino, che hanno consegnato una petizione al Presidente del Consiglio regionale. Rinnovato il protocollo d'intesa tra l'Assemblea regionale e il Centro Internazionale di Formazione. Si prevede, tra l'altro, che il Consiglio ospiti presso la propria sede i corsisti Chief ILO per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio e della Regione. Yang Wo-Liu, direttore Centro di Formazione. È importante continuare questa cooperazione per le numerose sfide che richiedono di lavorare insieme. Mi riferisco alla crisi economica mondiale, alle problematiche di genere, alle criticità della disoccupazione e dell'immigrazione, che rendono necessaria una forte cooperazione con il governo regionale. Desideriamo imparare dall'esperienza locale e condividere a livello regionale le nostre esperienze internazionali. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Si cerca in pratica di creare sinergia e valorizzare la loro presenza qui nella nostra regione, soprattutto sulla conoscenza, sulla formazione delle tematiche relative al lavoro. Poi magari mettere a punto e creare delle sinergie anche su eventuali possibilità di attingere a finanziamenti europei. La magia è entrata per una sera in una sede istituzionale. È andato in scena a Palazzo Laskaris lo spettacolo Fantôme, ideato e scritto da Etienne Saliot, che dopo il successo di Le Soir des Monstres del 2009, approda a Torino con l'installazione per grandi spazi. Ogni sabato di luglio su Rai 3 Piemonte vanno in onda i programmi per l'accesso, spazio gratuito e autogestito a disposizione di associazioni e ONLUS, grazie a un accordo tra il Corecom, Comitato Regionale per le Telecomunicazioni del Piemonte, e il Centro di Produzione TV Rai. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.